Salve a tutti e ben ritrovati su Mobile Advisor. Nel video di oggi vi parlo del Samsung Galaxy Note 10. Questo smartphone ha catturato la mia attenzione sin dal giorno della sua presentazione, perché integra al suo interno tantissime tecnologie e funzioni, nonostante il corpo decisamente più piccolo rispetto alla media attuale dei telefoni. In più il suo design mi piace parecchio, per la forma a lingottino che ricorda un po' quello di alcuni Sonic Z, ma in particolar modo per la parte frontale con cornici ridotte all'osso e bordi appena stondati, per un effetto che trovo davvero accattivante. Trattandosi di uno smartphone top gamma, la qualità costruttiva è ovviamente ai massimi livelli, ma allo stesso tempo questo Note 10 mi dà l'impressione di essere estremamente fragile. Il peso e le dimensioni sono contenuti e infatti l'ergonomia è davvero ottima. Il telefono sta bene in tasca e si maneggia con facilità, complice anche il software di Samsung pensato proprio per agevolare l'uso ad una mano. Nella parte frontale, oltre al display, troviamo fotocamera frontale, sensori di luminosità e prossimità e capsula auricolare che funge anche da secondo speaker, anche se non so davvero dirvi dove Samsung abbia nascosto questi ultimi. Fatto sta che ci sono e fanno egregiamente il loro dovere. In basso, porta USB di tipo C, foro per il microfono principale, feritoie per il primo speaker e il pennino, del quale parleremo più tardi. Lato destro pulito, in alto, fori per i microfoni e il carrellino che permette di inserire due nano SIM. Dunque, niente espansione di memoria e assente anche l'ingresso jack. A sinistra, tasto di accensione e spegnimento e bilanciere del volume. E infine, sul retro, tripla fotocamera e flash LED. Galaxy Note 10 è dotato di certificazione IP68. Nonostante la scocca di dimensioni contenute, Note 10 integra un display AMOLED da 6,3 pollici Full HD+, e qualitativamente parlando è sicuramente uno dei migliori pannelli con il quale ho avuto a che fare quest'anno, cosa di cui non dubitavo minimamente, visto che Samsung, sotto questo punto di vista, è ormai una garanzia. La gestione automatica della luminosità è davvero ben tarata, e mi sembra superfluo spendere ulteriori parole per descrivere l'eccellente qualità di questo schermo. Tuttavia, a voler essere super critici, gli si potrebbe recriminare la frequenza di aggiornamento a 60 Hz e non a 90 o 120 Hz come quella che abbiamo avuto modo di apprezzare su altri top gamma commercializzati durante l'anno. Ma dirla proprio tutta è forse meglio così, visto che i top gamma Samsung, almeno fino ad oggi, e almeno nelle varianti commercializzate qui da noi, non sono mai stati campioni in autonomia. Il sensore di impronte situato sotto il display di Note 10 è di tipo ultrasonico e funziona decisamente bene, riconosce rapidamente le impronte ed è raro che sbagli. L'unica critica che posso fargli è che non è veloce quanto un sensore di impronte fisico, ma questo vale un po' per tutti i sensori biometrici sotto lo schermo. Se vi state chiedendo come faccio a bloccare il telefono tramite uno swipe laterale verso il basso, la risposta è One Hand Operation Plus, un'app gratuita di Samsung che si scarica tramite il Galaxy Store e che ho deciso di utilizzare perché non trovo sempre comodo il tasto di accensione e spegnimento sulla sinistra, soluzione che invece sarà apprezzata dai mancini. Il cuore di Galaxy Note 10 è costituito dall'Exynos 9825, un buon passo in avanti, ma non uno stravolgimento, rispetto al 9820 che equipaggia gli S10. La GPU è la Mali G76 MP12 e a completare la dotazione ci sono ben 256 GB di memoria di archiviazione di tipo UFS 3.0 e 8 GB di RAM. Nell'uso quotidiano Note 10 va davvero benissimo, è sempre fluido e reattivo e non ha cali di prestazioni nemmeno sotto stress. Insomma, i tempi in cui i top gamma Samsung erano più impacciati rispetto alla concorrenza sono finiti e potete constatarlo con i vostri occhi. Certo, magari non sono i migliori in assoluto in fatto di fluidità, ma vi assicuro che sono assolutamente piacevoli da utilizzare anche per chi è fissato con questo aspetto. A ciò aggiungo che lo smartphone ogni tanto intiepidisce, quindi in estate lo farà sicuramente più di frequente, pur rimanendo su valori che secondo me saranno più che accettabili. E infine vi dico che gli 8 GB di RAM mi hanno sempre permesso di ritrovare le app dove le avevo lasciate all'ultimo utilizzo. In poche parole, utilizzo quotidiano al top. Ma se vi piacciono gli smartphone che rimangono i più freddi possibile, vi conviene puntare ad altro. Per quanto riguarda il gaming in ambito smartphone, con Note 10 siamo su livelli altissimi, anche se non al top, grazie all'hardware potente, il display eccellente e l'audio stereo di ottima qualità. Fanno meglio solo smartphone con display a 90 o 120 Hz, come gli ultimi OnePlus e il ROG Phone 2 di Asus.
Galaxy Note 10 al posteriore è dotato di tre fotocamere. Quella principale è da 12 megapixel, stabilizzata otticamente e con apertura del diaframma variabile tra due valori, f1.5 o f2.4, nessun valore intermedio. La seconda fotocamera è un teleobiettivo da 12 megapixel, stabilizzato otticamente e con apertura pari ad f2.1, mentre la terza fotocamera è un grandangolo da 16 megapixel e apertura f2.2. La fotocamera frontale è invece da 10 megapixel ed è dotata di autofocus, elemento per nulla scontato in una fotocamera frontale. L'app fotocamera è ben realizzata e molto ricca di funzioni. È presente la modalità notte, quella Pro che consente di regolare manualmente molti valori, Foco Live, ovvero la modalità ritratto con anteprima in tempo reale, Panorama, modalità cibo, Instagram, video, super slow motion che registra delle brevi clip a 960fps in 720p, rallentatore che registra a 120 o 240fps in 1080p, hyperlapse e video foco live. Viste rapidamente le principali modalità di scatto e ripresa, diamo un'occhiata ai risultati. Parlando di smartphone, le foto di Note 10 sono ottime in ogni condizione. Il punta e scatta è il suo vero punto di forza, e infatti rivedendo le oltre 100 foto fatte in queste due settimane, sono pochissime quelle non venute bene. Parlando di qualità in senso assoluto, ho provato telefoni, mi riferisco ad iPhone 11 e Pixel 3a, in grado di fare meglio nel singolo scatto, grazie a colori più naturali e maggiore dettaglio, specialmente a sera. Tuttavia Note 10, come gli altri top gamma Samsung, non delude mai e porta sempre a casa ottimi risultati, a tratti anche eccellenti. Insomma, non serve che vi commenti ogni singola foto, ma preferisco riassumervi pregi e difetti delle fotocamere di questo smartphone. Tra le note positive ci metto sicuramente la buona gamma dinamica, rapidità e precisione della messa a fuoco, quindi eccellenti capacità nel punta e scatta, incisività delle macro grazie all'ottimo dettaglio e buona sfocatura, ottimo HDR, ottime foto grandangolari, ottime foto anche con il teleobiettivo e buone capacità di scontorno nella modalità ritratto. Tra i contro metto invece dettaglio inferiore ai principali rivali nelle foto serali o con meno luce e colori troppo carichi in alcune situazioni. In poche parole, Note 10 è uno dei migliori camera phone sul mercato, ma se dovessi realizzare una classifica basata sulla sola qualità lo metterei secondo, dopo Pixel e iPhone. E per non far sembrare che voglia favorire i telefoni di Google o di Apple, vi dico anche che sul Pixel è assente la fotocamera grandangolare. Presente invece su Note e iPhone e a mio avviso di migliore qualità su Note 10. I video di Note 10 sono di ottima qualità, sono ben stabilizzati, la messa a fuoco è rapida e precisa, la gamma dinamica è molto buona e sono privi di veri difetti. Tuttavia, dovendo essere super critico, visto l'elevato costo del telefono, vi dico che gli ultimi smartphone di Apple offrono una qualità video ancora superiore e un passaggio tra le varie ottiche decisamente più fluido. Insomma, Note 10 e top gamma Samsung in generale sono tra i migliori smartphone per girare video, secondi soltanto agli ultimi iPhone, anche se non in tutti i contesti. Ad esempio, nei video serali si comportano meglio i top gamma Samsung. A questo punto, se volete osservare più nel dettaglio le foto che ho realizzato con Note 10, vi invito a fare un salto sul mio canale Telegram, dato che ho appena pubblicato un buon numero di scatti non compressi. In più, vi invito a seguirmi su questa piattaforma di messaggistica per anticipazioni sui prossimi video e per restare aggiornati sui maggiori ribassi di prezzo relativi al mondo smartphone. La batteria a bordo di Note 10 è da 3500 mAh. Tanti se consideriamo le dimensioni del dispositivo e lo spazio occupato dal pennino. Tuttavia, non sono sufficienti per stare tranquilli in ogni situazione. Negli ultimi 6 giorni ho usato Note 10 con due SIM sempre attive e Always On disattivato. E in media mi ha permesso di coprire 15 ore di utilizzo totale con 4 ore e mezza di schermo attivo e il 13% di batteria residua. Andando più nello specifico nei due giorni in cui l'ho utilizzato più intensamente, sono riuscito a superare le 5-6 ore di schermo attivo su una base di circa 13 ore. Mentre nei restanti 4 giorni in cui ne ho fatto un utilizzo medio, sono arrivato a 3 ore e mezza-4 ore di schermo attivo su una base di 16-17 ore.
In pratica, se lo utilizzate intensamente, riuscite a fare più di 5 ore di schermo su una base di circa 11-13 ore e poi va messo in carica. Mentre se ne fate un utilizzo medio o blando, riuscirete a coprire un'intera giornata, solitamente di 15-18 ore, però con meno ore di schermo attivo, tra le 3 ore e mezza e le 4 ore e mezza di schermo attivo a voler quantificare. Questo comportamento particolare è dovuto al fatto che Note 10 non consuma granché durante l'utilizzo, mentre consuma più del dovuto in standby, quindi potete usarlo molto, mediamente o poco, ma entro fine giornata andrà messo comunque in carica. Insomma, se non fosse per i consumi standby più alti del dovuto, Note 10 avrebbe un'ottima autonomia, mentre così è soltanto buona o sufficiente. Per farvi capire meglio il comportamento della batteria di questo smartphone, vi dico che se mi metto ad utilizzare intensamente il mio LG G7 al pari di questo Note 10, il G7 lo scarico nel giro di 7-8 ore, mentre il Note 10 riesce a garantirmi almeno 12 ore di utilizzo. In una giornata di uso leggero, invece, con circa 3 ore di schermo attivo, il G7 arriva tranquillamente a tarda serata con almeno il 30% di batteria residua, mentre il Note 10 arriva alla stessa ora con il 15% circa residuo. In pratica, con Galaxy Note 10 potete stare tranquilli che non vi abbandonerà prima delle 12 ore di utilizzo, anche se intense. Però se in una giornata lo avete usato poco e volete uscire dopo cena, anche se avete ancora il 30% di batteria residua e sapete che non utilizzerete il telefono, vi conviene dargli una botta di carica o portarvi dietro un power bank, perché il telefono continuerà a perdere il 2-3% l'ora anche in standby. Per essere il più completo possibile, ribadisco che ho utilizzato Note 10 con due SIM sempre attive, e a detta di molti, con una SIM, l'autonomia è superiore di circa il 10-15%, cosa che per adesso non ho potuto constatare, ma vi prometto che farò dei test a riguardo e vi farò sapere i risultati. La versione di Android è la 9, con patch di sicurezza di dicembre installati il 3 dello stesso mese. In merito agli aggiornamenti a Samsung, specialmente sui suoi top gamma, non si può recriminare nulla. Aggiorna le patch quasi tutti i mesi e porta sempre almeno due major update. A tal proposito, Android 10 per questo smartphone dovrebbe essere addirittura d'arrivo e rilasciato entro la fine di dicembre o al massimo di gennaio. E visto che conto di tenere questo Note 10 per un po' di tempo, se siete interessati alla sua evoluzione e altri contenuti su di esso, vi consiglio di iscrivervi al canale. La personalizzazione di Android di Samsung si contraddistingue per una grafica molto curata, tanti piccoli accorgimenti che semplificano l'uso ad una mano ed una marea di funzioni. Ad esempio, è possibile sfruttare il proprio smartphone come ripetitore di una rete Wi-Fi. Ci sono delle funzioni legate ai bordi Edge che permettono di richiamare velocemente delle applicazioni o una coppia di applicazioni. Si può attivare l'illuminazione Edge per la segnalazione delle notifiche, opzione davvero accattivante dal punto di vista grafico e meno invasiva delle classiche notifiche di Android. È presente l'Always On Display che permette di raggiungere direttamente la notifica che ci interessa con un doppio clic su di essa. È possibile utilizzare il telefono con un'interfaccia desktop se abbinato a un monitor o a un PC. Si possono utilizzare quasi tutte le app, anche più di una in contemporanea, tramite la visualizzazione pop-up. È possibile duplicare app come WhatsApp e Telegram per sfruttarle con più account. Ci sono funzioni dedicate al gaming e tanto altro. Tutte le funzioni che ho nominato e altre ancora sono disponibili su qualsiasi top gamma Samsung degli ultimi anni. Ma essendo questo un Note, ci sono tante altre funzioni legate al pennino che possono essere utili anche se non siete dei disegnatori. Una killer feature è la possibilità di estrarre il pennino a schermo spento e iniziare a prendere appunti in un lampo senza dover attivare nulla. Altra funzione che ho trovato molto utile è quella di poter scrivere sugli screenshot, cosa che si può ovviamente fare anche con altri telefoni, ma con un pennino come quello di questo Note, che per la cronaca non è un semplice pennino capacitivo, si ha tutt'altra precisione. Altra funzione molto interessante è quella di poter tradurre le parole puntando il pennino su di esse, o ancora la possibilità di usare il pennino come un puntatore, cosa estremamente comoda e che sto usando tanto nella navigazione in rete, visto che con il solo touch è molto complicato fruire delle funzioni di alcuni siti. Infine, altra funzione molto interessante del pennino è quella di poter fare da telecomando remoto nello scatto di fotografie o registrazione di video, funzione che non si utilizza di certo tutti i giorni, ma che si fa molto apprezzare in determinate occasioni. Insomma, il pennino è il vero valore aggiunto dei Samsung Galaxy Note, e quelle che vi ho mostrato sono solo alcune delle possibilità offerte da questo fantastico strumento. In merito a ricezione del segnale telefonico, del Wi-Fi e del GPS, con Note 10 mi sto trovando davvero bene.
Non sarà il telefono con la migliore ricezione telefonica in assoluto tra quelli che ho provato, ma non mi ha lasciato mai senza segnale. La qualità audio in chiamata è ottima, il volume massimo in capsula auricolare è davvero molto alto e anche l'audio per i contenuti multimediali, sia tramite gli altoparlanti stereo che tramite cuffie, cablate o Bluetooth, è ottimo. Spendo qualche parola in più per gli altoparlanti stereo, davvero molto validi, un filo sotto a quello degli ultimi iPhone, ma che fanno decisamente la differenza nell'usufruire dei contenuti multimediali rispetto ad altri ottimi smartphone che invece hanno un audio mono. Riguardo connettività e sensori, tralasciando la mancanza dell'ingresso jack, abbiamo davvero tutto. Wi-Fi 6, Bluetooth 5, ovviamente bussola, giroscopio e accelerometro. È presente anche la ricarica wireless e la ricarica wireless inversa, per donare energia ad accessori o smartphone compatibili con questa tecnologia. Il prezzo medio di Galaxy Note 10 è di 700 euro. Tantissimi, ma se volete uno smartphone al top sotto quasi tutti i punti di vista, è necessaria una spesa del genere. La sua particolarità, a mio avviso, è quella di offrire un pacchetto completissimo e di assoluta qualità in una scocca di dimensioni abbastanza contenute, perché di top gamma completi e di qualità ben più grandi di questo ce ne sono molti, mentre se desiderate uno smartphone più piccolo rispetto alla media, con caratteristiche al top, c'è davvero poca scelta. Qualcuno potrebbe recriminare l'assenza di jack audio ed espansione di memoria, ma personalmente non le reputo gravi mancanze, perché il jack ormai sta venendo meno sempre su più top gamma, e l'espansione di memoria non è poi tanto necessaria con ben 256 GB di memoria di archiviazione. Insomma, Galaxy Note 10 è un prodotto di qualità, con un'eccellente scheda tecnica e tantissime funzionalità software. Uno dei migliori smartphone usciti quest'anno. Tuttavia la sua autonomia non è granché, ed è per questo che consiglio Note 10 solo a chi è disposto ad accettare questo compromesso. Il colpevole degli elevati consumi in standby dovrebbe essere il processore Exynos, cosa che mi permetto di dire, visto che la variante americana di Note 10 con Snapdragon 855 dura ben di più. Mi auguro che Samsung colmi al più presto questa differenza, o che si decida una volta per tutte ad adottare i processori Snapdragon anche per le varianti europee dei suoi top gamma, ma dubito fortemente che ciò accadrà. Bene ragazzi, scusatemi se sono andato un po' lungo, ma c'era davvero molto da dire su questo smartphone, e adesso, come sempre, vi lascio con una domanda. Cosa ne pensate di Galaxy Note 10 e dei top gamma Samsung in generale? Ditemi la vostra nei commenti, oppure non esitate a farmi qualche domanda se avete dubbi o siete indecisi tra due o più smartphone. Lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale per supportare la crescita della nostra community, e un saluto a tutti da Giuseppe Desario per Mobile Advisor.